dopo la rabbia dei rappresentanti delle società sportive per l'incertezza sui tempi di riapertura del palaghiaccio di Casate, il comune di Como si muove. La struttura riapre dopo che vento e pioggia hanno causato problemi alla copertura. Effettuato un primo intervento alla copertura del palazzetto del ghiaccio di Casate, che temporaneamente consentirà alle associazioni di allenarsi in attesa di completare le riparazioni, si legge in una nota dell'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi. Si tratta di una soluzione tampone perché per arrivare a quella definitiva occorrerà intervenire nuovamente quando le superfici saranno asciutte, fa sapere ancora il comune. La chiusura ha creato non pochi disagi alle società sportive, costrette a trasferte talvolta anche dispendiose. Gli atleti dell'agonismo possono tornare finalmente ad allenarsi a Casate, dice Ivan Lodi, presidente di ASGA, Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana. Purtroppo però abbiamo dovuto annullare i corsi settimanali e rimandarli alla prossima settimana. Lodi ringrazia il comune per aver riaperto la struttura e conclude: spero che quello che è successo faccia capire che è arrivato il momento di intervenire in maniera decisa sulla struttura.